Ciao ragazzi, ribentornati su Wayfinder. Comunque mi sono accorto che ho sbagliato sempre la pronuncia del nome del gioco. In questo caso non è Wayfinder, ma bensì Wayfinder. Wow, incredibile! Dopo tanti contenuti caricati sul canale, mi sono accorto adesso che il nome della pronuncia era sbagliato. Chiedo pena. Comunque, passando all'argomento principale di questo video, sarà molto breve e chiedo ancora scusa per questa mia voce, ma mi sono appena svegliato. Sono esattamente alle 8 di mattina, pensando di poter riuscire a portare il primo gameplay sul gioco, però ieri sito ufficiale ci hanno postato questo. Ieri 14 agosto 2023, aggiornamento per l'accesso anticipato di Wayfinder. Accesso anticipato ritardato fino al 17 agosto. Se siete contenti, comunque non mi piace usare il termine ritardato perché fa un altro senso, quindi cambiamo termine. Accesso anticipato in ritardo fino al 17 agosto. Wayfinder, stiamo risolvendo alcuni problemi finali per garantire un inizio agevole all'accesso anticipato per i giocatori su PC e PlayStation, e abbiamo bisogno di più tempo, va bene? Nessun problema. Ciò significa che ritarderemo di un paio di giorni all'inizio dell'accesso anticipato sul PC. Wayfinder verrà rilasciato su Steam e quindi, sapere, il pacchetto fondatore sarà in vendita il 17 agosto alle 12 CT, che praticamente dovrebbe essere le 7 di sera da noi qui in Italia, con PlayStation a seguire, va bene? Entrambi i team, Airship Syndicate e Digital Extreme, stanno lavorando instancabilmente, ma non c'era bisogno, per favore. Per garantire il migliore inizio possibile dell'accesso anticipato per i founder, ok? Ci scusiamo per il ritardo, ma non c'è di che. Non vediamo l'ora di incontrarvi a Evenor questa settimana e di iniziare il vostro viaggio insieme a noi, va benissimo. Airship Syndicate e Digital Extreme. Ecco ragazzi, questo è l'argomento principale di questo video. Siete contenti? Mi sa proprio di sì. Comunque, un'altra piccola chicca del gioco è che non vi avevo detto. Per coloro che vogliono acquistare il gioco in accesso anticipato, quindi a prescindere che pacchetto prenderete, non aspettatevi un gioco completo al 100%, perché in questo caso, essendo in accesso anticipato, sarà incompleto. Perciò non aspettatevi la Madonna e altro che, quindi siete avvisati. Comunque spero veramente di avervi dato questa buona notifica per voi, ma soprattutto per i vostri portafogli, perché sono comunque più di due pizze, non proprio due pizze, perché da me costano tipo 7-8 euro, quindi diciamo due pizze è una fetta, ecco. Comunque tenete in conto questa cosa. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, per qualche domanda oppure per qualche curiosità scrivete qua nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzuoli!